avanti poi ad annunciare gli altri ospiti. Allora, dicevo, poi anche Nicola Boscoletto, che è il presidente della cooperativa Giotto, ci parlerà appunto di detenuti e le mascherine che stanno facendo appunto i detenuti del carcere di Padova. E poi avremo anche Ombretta Para, che è dell'azienda Università Careggi di Firenze, l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, è la referente nazionale dei giovani internisti delle federazioni e delle associazioni di dirigenti ospedalieri. Pensate un po'. Eccola, eccola, Ombretta, ciao Ombretta! Ciao, buonasera Nicoletta, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Allora, azienda ospedaliera Università di Careggi, referente nazionale dei giovani internisti delle federazioni, delle associazioni di dirigenti ospedalieri internisti, ho detto bene? Bene, bene. Ecco, allora, io ho anche un video che vorrei mostrare perché mi ha colpito profondamente. Se il mio regista è pronto, lo mostriamo subito, altrimenti parliamo un po' di quello che state combinando al Careggi. Prego. Benissimo, non c'è nessun problema. Parliamo. Parliamo. Allora, Careggi, la figura vostra di internisti, emergenza Covid, la situazione mi Senti. dicevi, io, allora, il mio lavoro alla medicina, ecco, non ero, l'avevo un po' sempre vista appunto nel curare, però conoscevo quello, tra virgolette, che dovevo curare. Mi è arrivato invece questo Covid. E mi ha spiazzato, non l'hanno più avuto nessuna certezza da medico. È giusto quello che poi tu raccontavi, che ho voluto così sintetizzare adesso? Sì, è giustissimo. Il mio reparto da un mese è un reparto interamente Covid, così come la gran parte delle medicine interne, dei reparti di medicina interna ospedaliera in Italia. Quindi noi internisti ci siamo trovati in prima linea ad affrontare questa emergenza e spesso i media parlano di infettivologi, pneumologi, anestesisti, ma noi internisti siamo veramente in prima linea in questa emergenza e questo ha portato veramente a uno stravolgimento del nostro modo di lavorare. E la cosa bella è che nelle varie aziende, nei vari ospedali stanno nascendo dei team multidisciplinari in cui noi internisti siamo attivamente coinvolti insieme agli infettivologi e agli pneumologi nella cura di questi pazienti e nel portare avanti appunto i protocolli per la gestione di questi malati. E mi piacerebbe che questa occasione fosse un'occasione anche per tutti quelli che ci stanno guardando per chiedersi: ma chi è l'internista? Che cosa fa un internista? Perché a volte ci sentiamo un po' bistrattati forse, no? E invece noi siamo lì, siamo in prima linea e insomma ci piacerebbe che anche voi imparaste a conoscerci un po'. L'internista conosce un po' tutto, se non sbaglio, giusto? L'internista, diciamo che è lo specialista della complessità, come amiamo definirci. Ci piace, diciamo che l'internista è colui che dovrebbe avere una visione olistica e dovrebbe andare a curare quelle che sono le malattie croniche del malato, che spesso coesistono, dirigendo un po', facendo un po' da regista in queste ecopatologie, andando poi a indirizzare il paziente dallo specialista al momento giusto, mantenendo lui le fila un po' delle situazioni e il dialogo con gli specialisti. E la cosa che mi appassiona della medicina interna è il poter valutare il paziente a 360 gradi e quindi valutandolo al di là della malattia come persona, con le sue fragilità, con il suo contesto sociale. Ecco, poi tra l'altro questa emergenza ha valutato, ha fatto venire fuori la vostra competenza, la competenza dei medici, che ce ne sono sempre pochi, però la figura del medico, la validità del medico, anche di quei ragazzi giovani, degli specializzandi, cioè finalmente insomma, si è visto la vostra capacità, che a volte non ci si Sicuramente. pensa, io Sai, a credo. volte ci stanno definendo eroi, no? Se uno va a vedere la definizione di eroe, che è colui che con coraggio compie dei sacrifici per il bene degli altri, forse sì, i medici, gli infermieri, gli OS sono tutti un po' eroi. In realtà a me non piace tanto definirmi eroe, preferisco che forse le persone ci guardino per quello che siamo, cioè uomini e donne con le nostre fragilità, anche le nostre paure, le nostre famiglie, e che questa fosse una visione anche da portare in futuro, ecco, quando tutto questo sarà finito,
noi continueremo a essere dei professionisti con delle competenze, e questo cerchiamo di insegnare ai nostri specializzandi. E noi internisti in particolare cerchiamo di insegnare, almeno quello che faccio con i miei specializzandi, è insegnare un po' quello che è il ragionamento clinico, che è, la sento molto come la nostra peculiarità. Ecco, sta andando una frase di Martin Luther King: se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore piccola saggina sulla sponda del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Bellissima questa cosa, questa frase che hai scelto. Ecco, cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. È molto significativa, molto. Poi mettiti con passione e realizzalo nella vita. Bella, molto bella. Questo fa un po' capire anche il vostro spessore, ecco, molto significativa. Quindi largo ai giovani, e soprattutto si è capita che la sanità, l'importanza della sanità, l'importanza della nostra salute, l'importanza della prevenzione, cioè bisogna veramente dare atto che questa emergenza ha dato un valore alla sanità, a questa sanità che noi abbiamo a differenza di altre, perché vediamo che se fossimo in America, se non ci sono soldi, uno può morire di Covid. Qui invece ci sono stati dei morti, però sappiamo che insomma si sta lottando perché non ce ne siano degli altri, che hanno fatto il massimo. Le ultime battute, perché poi ti devo lasciare, Ombretta. Sì, ringrazio, io semplicemente ringrazio tutti quanti i colleghi, i miei colleghi, quelli che lavorano con me tutti i giorni, gli specializzandi, ma anche tutti i colleghi internisti ospedalieri della FADOI, soprattutto quelli più impegnati al nord, nelle zone rosse, per il grande sacrificio che stanno facendo, e tutti gli infermieri e gli OSS, insomma vi ringrazio per averci dato questo spazio. Ecco, grazie Ombretta, e saluti a tutti, perché so che al Careggi sono tutti lì, che poi con lo streaming vogliono vederci. Sicuramente. Perfetto. Tutta la FADOI. Sì, lo so. Perfetto, un caro saluto a tutti voi. Grazie, dottoressa. Arrivederci. Grazie.